Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Svuota la spesa, S lunga. Ok, iniziamo. Allora, ovviamente quando si va ad S lunga non possono non mancare le focaccine che sono già aperte. Ok, poi, allora, c'è lo scontrino, appiccicato alla carne, in totale ho speso 65 euro. Allora, carne, ovviamente, pollo. Due vaschette, sono tre, erano in offerta al 30% al chilo, infatti al chilo era 7,28 euro, quindi diciamo un ottimo prezzo, sapete io, poi è molto buona proprio anche il pollo, diciamo, dell'S lunga. Stessa cosa vale per i fusi di pollo, no scusami, le sovraccosce di pollo, che erano in offerta al chilo al 20%, quindi pochissimo, quindi considerate che tre sovraccosce 1,70 euro, 1,62 che poi vanno ovviamente a seconda del peso e 1,80. Hanno preso tre confezioni perché comunque sia due mi sembravano poche e quindi ne ho prese tre. Al massimo una piccola porzione da due la congelo, adesso poi vedo. Poi pesto, il mio amato pesto senza aglio, questo qua era in offerta anche. Poi ho preso salsiccette di pollo e tacchino, così nell'eventualità le potrei mangiare anche io. Le faccio al forno. Poi un hamburger sempre di pollo, questo al 40% 1,62 euro, cioè due hamburger. Poi ho preso dei würstel, questi qua sono della Gruber e sono solo di pollo, sempre da fare così al forno con le patate. Come una cena, diciamo, leggera, tra virgolette, un po' sfiziosa, non sta mangiare sempre solamente fettina di pollo, mettiamola così. Poi Kinder Pinguì per la mia bimba, ne ho preso una confezione che costano uno stonfo in attesa della spesa, diciamo, all'Eurospin. Robiola Osella, questa è veramente buona, ragazzi. Era in offerta, mi sembra tipo 1,69 euro, una cosa del genere. Prosciuttino, anche questo 2,09 in offerta. Citterio non è uno dei miei preferiti, però non è male. Diciamo, era quello che costava meno all'S lunga. Panna fresca, questa mi servirà per il dolce di compleanno. Lo dico piano. Poi una confezione di maionese, barattolina 500, costava tipo 1,50 euro. È molto buona, tra l'altro, quella dell'S lunga. A 3 euro qualcosa c'erano in offerta due vaschettine dell'Equilibria di tacchino. 2,19 un pezzo di fontale, diciamo il fontale è uno dei miei formaggi preferiti. Poi, sempre per il dolce, mascarpone 500 grammi. Poi c'era in offerta la pasta molisana a 65 centesimi, ne ho preso due confezioni di succhetti o cialentani, perché è quella che non trovavo più, non la fanno tutti i marchi e visto che c'era l'ho presa. sapete, non compro più la pasta dell'Eurospin, quindi quando la trovo, diciamo, ne approfitto e la compro sempre. In offerta c'era lo yogurt della Yomo, 8 pezzi. Diciamo, sono tutti gusti che mi aggradano, per cui va benissimo. Lo preferisco adesso prendere così, non più magro, perché è leggermente, ma proprio leggermente meno acido per quanto mi riguarda. Quindi sempre per il mio problema di stomaco. Questo costava almeno di 2 euro, sempre in offerta. Poi, allora, seconda bustina, un'offerta allo stracchino della Vallelata. Tra l'altro, la marca della Vallelata è molto buona, soprattutto le mozzarelle. E anche questa era in offerta e costava tipo 1,49 euro, 165 grammi. Sempre un'offerta Bresaola della Valtellina, questa qua, Romagna, Rigamonti, è ottima. Ed era 3,99 per 1,20 euro. Noi ci mangiamo tranquillamente in due, anche perché poi sopra io la Bresaola metto l'insalatina o la rucola, a seconda di quello che ho. Poi metto a volte la mozzarella o le scaglie di parmigiano e a volte anche il pomodorino, quindi diventa un bel piatto ricco, quindi basta anche metà vaschetta. Poi melanzane, zucchine. Tra l'altro ho problemi con il frigo perché non mi tiene più la verdura. Il frigo, ovviamente questa casa non è mia, sono in affitto e adesso dovrò segnalarlo alla padrona di casa, ma sicuramente non lo cambierà, speriamo bene. Misticanza, quindi un misto. Poi questa qua invece è sempre un misto di insalata, tagliata però a Giuliana. Ho preso questi qua che poi triterò da mettere sul dolce. E
ho preso le patate, queste qua che erano in offerta, le banane perché è l'unica frutta che avevo, diciamo, finita da frutta e verdura. Le ho prese leggermente indietro sperando di, che non, in 2 giorni non diventano stramature. Ok, poi ho preso le ultime 2 cosine. Ho preso i pavesini, indovinate quindi che cosa farò. E appunto, però lo farò, infatti non ci sono le uova, lo farò alla Nutella, ma invece per la Nutella sinceramente ho preso questa, perché la Nutella costava tantissimo, e siccome che poi andrà a finire solo dentro il tiramisù, e poi noi non siamo consumatori di cioccolato, e quindi ho detto proviamo questa qua, perché un barattolino da 400 grammi, sì, 1,58 euro. Ok, di là non ci costava neanche quello piccolino piccolino, quindi ho detto ma sai che c'è, la provo, spero non sia disgustosa, insomma, comunque mescolata poi tutto il resto. Succo di frutta da bere, questo qua, la pera, e poi quello invece in brick, ok, alla pesca. Bene, questa diciamo era la mia spesa settimanale in questo caso di secondi, che poi secondi magari cascano anche la settimana prossima sicuramente, in attesa dello spesone alle Eurospin che andrò settimana prossima. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, io vi mando un bacione e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!